No, è pieno! Com'è pieno? No, 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 aspetta, è pieno veramente? 30 su 30? Sì! What? What the fuck? Ah, trovata! Ehi, quella è mia! Benvenuti su Reggio Vicino! Episodio 2, vai! Facciamo partire subito. Allora, c'è stato un piccolo problema, l'abbiamo risolto. Ovvero, guardate che succede se io tolgo la whitelist. Aiuto. Allora, e abbiamo riempito il server. 30 slot riempiti. Io non ci credo ancora. È in 10 secondi. What? Ma c'è Mr. Marionetta ma con gli occhi così non sa leggere questo qua. Ma poverino. Allora, dato che ci sono dei nuovi partecipanti, dovremmo seguirli piano piano. Appunto per questo ho reclutato anche Tag, così può seguire altre persone oltre a me. Però la cosa più importante è che adesso dobbiamo aspettare che la gente si ristabilisca. E quindi altro time lapse, vai. Ti faccio vedere che razza di aggrovigliamento di gente c'è allo spawn. Cioè fa paura, oh mio Dio. Anche qua c'è un bel po' di gente. Allora, ti spiego cosa è successo nell'ultimo episodio. Nell'ultimo episodio hanno creato una specie di hotel dietro il pesce palla, che si trova nel villaggio del nord, che è da questa parte. Però non ci sono più i letti. Si sono rubati. Che razza di ladri si rubano solo i letti? Ah, probabilmente staranno traslocando. Guarda, ma questo vola. Perché praticamente abbiamo reso la posizione nota, quindi adesso. È vero, hai ragione. Devono fare i nomadi, perché sennò la gente li viene ad hackerare tutta quanta la roba. E il negozio di banane è a posto. Vedo che banana è chiuso, chiuso. Chiuso due volte addirittura. Wow, chi? Cosa? Salve! Benvenuti nel secondo episodio di Regno di Cina. L'ho già detto, però sta. Ah, questa è mia adesso. Ci sono dei tizi che. Hai visto anche te quelli che. Ma che cosa? Perché? Perché? Che. Cos'è sta roba? Sbaglio è. Oh, non ci credo, guarda! Si sono fatti la casa sott'acqua! Davvero, oddio. Sotto un corallo! Ma no, questo è Rapture. Vai, Rapture. Guarda, c'è anche Nobita qua. Ma aspetta, ma guarda che Nanni. È Nobita. No, ma che Nobita? È l'apprendista del professor Layton. Ah, già, è vero. Nobita, così. Come ho fatto a riconoscere? Sì, ma poco antisgama, cioè, guarda. Oh. Sì, devono ancora trovare un metodo per non far passare l'acqua. Devono chiamare Mario l'idraulico, vero? Le porte hanno messo. Funziona, no? Scusate, funziona? Oh, vado. No, qua. Aiuto, mi levo. Silver Senpai c'ha un piccolo problema. È vicino uno spawner. What? Ta-ta-da, ha trovato uno spawner. E furbetto si prende tutta la roba. Guardalo! No, allora. Ecco qua. Volevi fare il furbetto, eh? Scappa. Cosa stanno creando qua? Non lo so, i broccoli stanno cucinando broccoli. Dov'è Gordon Ramsay che li mangia? È vero, sono tutti divisi, non sono team. C'è tipo Banana che era solo. Sì, poi. Sono team da tre e poi ci sono alcuni che sono piccolini. Allora, il nostro scopo tag è quello di raggrupparli, ok? Dov'è Mumpo? Mumpo, c'è Mumpo? No, non c'è Mumpo. E che è sto Mumpo? Dai, Tag, Mumpo è la leggenda. Ah, Isaac, devi venire da Filippicus, che stanno insieme a Gen. Cosa stanno facendo? Stanno proprio al limite della mappa. Sono al limite della mappa e stanno esplorando. Sai che cosa? Diamogli un po' di diamante, dai. Guarda qua, hop. Hop. Voglio vedere che faccia fa. Dai. Dai, che ci arriva, guardalo. Dai, ma guardatela, no. Oh, l'ha visto. No, come c'è passo attraverso? Guarda che c'è del diamante. Come c'è del diamante? Ci credo veramente poco, dicevano. E io lo tolgo. No, è mio. Cosa succede? Cosa? Questo è ricerca. C'era del diamante, giuro. C'era del diamante. Andiamo da qualcun altro, dai. Aspetta, ho un'idea. Pronto? Davide, dai che sempre. No! Salvalo! È morta!
faccio a salvarlo. No. Come hai fatto a morire, me lo spieghi? È un segreto. Vediamo piuttosto. Ripartiamo col giro. Giocafè, ma c'è una situazione di stadio quanto una casa. Credo abbiano un piccolo problema col muro loro. Però perché stanno osservando l'alba? Stanno osservando il tuo messaggio, tag. What? Cosa? Vai anche te, Matt. Chi è che ha costruito sto abominio, si chiederanno, eh? Allora, andiamo a vedere invece come sì, ma non lo troveranno mai, cioè... Hanno distrutto la tua freccia! Hanno distrutto la tua freccia, tag. E io gliela ricostruisco. Adesso che non è a me. Adesso che Le! Posto. Ho creato un cubo di barriera così non possono raggiungerla. Non ci arriveranno mai, non la potranno distruggere. Adesso questa base è marcata per sempre. Se ne vanno, guarda, se ne stanno già andando. Attenzione, Filippicus e il suo amico che non è resistente alla lava sono... Dove cavolo so? Cos'è sta roba? Ma è spawnata una barca dentro la terra. Aspetta. FNAF sta cercando di scrivere qualcosa. Vediamo, deve fare prima la lezione di italiano. Cesar, si sbrighi, cosa vuole scrivere? Cesar. Addio mondo crudel, se state. Aspetta, mi devo manifestare. Dica, che vuole? Mi manifesto anch'io, sì. Mi devo manifestare. Manifestati anch'io. Anche te, vai. Sei... Ma è la fine. Toh, mangia, mangia. Questo è per te. Nel caso sei rimasto senza. Perché credo tu sia rimasto senza cibo. Sei magrolino. Quindi, ecco, buona fortuna. Usciamo, tag, via. Allora, effetto. Se n'è andato, è vero. What? What? Ha creato un tunnel all'improvviso. What the fuck? Eh? No, ma c'è. Tunnel istantaneo. Ma è possibile? No, no. Ma, tag, glielo diciamo che tipo è passato in mezzo alle miniere e non lo sa? Guarda, poverino, sì, ho fatto tutta sta strada, crede di essere vicino e invece si sta allontanando. No, dai, diciamogli che tipo qua c'è una caverna. Aspetta, glielo scrivo. E 3, 2, 1, ta-da! Oh, roba nuova. Che cos'è questa roba? Dobbiamo portargli un amico, aspetta, rimani qua, io gli porto un amico. Ecco qua, gli abbiamo fatto un amico, è arrivato Matte. Sì, un po' addormentato. Occhio, occhio, tag. Vediamo che faranno. Che cosa faranno? Che cosa faranno? Chi trova un amico, posto per te. Buonasera, signori. Sono Barbara D'Orso. Come Barbara D'Orso? Sono Barbara D'Orso. Barbara D'Orso. Ma dai, li abbiamo portati vicini e poi si allontanano. È vero. Si sono completamente ignorati come i miei gatti. Ah no, è scappato. Sta scappando di sopra. Ha chiuso la miniera. Guarda. Lo sta maledicendo. Aspetta. Ma ecco, lo porto qua. Si è teletrasportato sopra, guarda. Oh, sono identici. Sono identici ai miei gatti. Cioè, si guardano piano. Dove sei? What? Ce n'è uno. È scatenato questo tizio? Ah, ho capito, ho capito. Dimmi te se non sembra un po' carino questo qua. Sta minando proprio nel posto giusto per minare. E c'ha tutta la roba di diamante. Guarda, guarda, è come se stessi speedrunnando il gioco. Oh no, si è rotta la roba. Per fortuna ho una cosa di diamante. Eh? Manifestiamoci, ho capito. Set, air. Come oserei hackerare nel mio server? Eh? No, non ha capito. Può avere tutti i materiali che vuole. Da questa stanza lei non esce. Allora mi scusi lei. Lei mi deve spiegare perché sta hackerando. Hai capito cosa sta usando? Sta usando le texture trasparenti per tutti i blocchi a parte i diamanti. Guardalo che sta uscendo. Guardalo, guardalo che esce. Guardalo, guardalo che esce. Vediamo se ci casca. No, no. E invece sì. No, l'ha chiusa. L'ha chiusa. Ma dai, tag. Butta la lava dentro. Non farlo scappare. Non lasciarlo scappare, tag. Fallo cadere nel land. Fallo cadere nel land. Sì. Bendista. Tag e Pix. Vediamo che cosa succede. Ta 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 ta. Lo portiamo dalle talpe. Sì, dai, dalle talpe. Dalle talpe. Aspetta, aspetta. Ma sbaglio, Nick Plays è tipo nuovo? Nick Plays è nuovo. No, Nick Plays, poverino. Cosa ha fatto di male?
Guardalo, è in un angolo. Stai in un angolo te però, Sei un admin. Aspetta, aspetta. Non conosci tag full 19? Mi conosco. Non conosci tag full 19? Alle spalle. Occhio, gli fa l'attacco critico. L'attacco critico. Alle spalle. Con l'attacco critico. Vedi come si è girato? Ha detto, what? Oh, mio Dio. Oh, cavolo. Steve mi ha detto che Jacopo ha trovato la corona. No, ho teletrasportato Jacopo qua. Oh, porca vacca. Scusa, Jacopo. Hanno trovato la corona, non ci credo. Non ci credo. No, l'hanno davvero fatto. Almeno credo, aspetta, aspetta. Stanno minando con un piccone di diamante. Mi sa che l'hanno trovata, l'hanno trovata. Signori, abbiamo il primo re. Vediamo chi sarà il primo re. Eccola. Eccola, no. Hanno trovato la corona. Chi la metterà? Matt. L'ha messa Matt. Oddio. Matt è diventato il primo re. Questo che cosa implica però? Oh, vedi, la chat sta impazzendo. Questo cosa implica? Questo vuol dire che adesso c'è una gara per il trono. Ovvero tutti quanti vorranno uccidere Matt per ottenere la corona, diciamo. Ora Matt deve scappare perché c'è tutto il server contro, diciamo. Adesso praticamente abbiamo il team più grosso, che c'è anche il re. Quindi dobbiamo avere una bella grande alleanza. Le talpe dovranno farsi avanti, dovranno iniziare a collaborare, a assumere gente, diciamo. Isaac, ghibaci cibo, please. Usa gli hack per ghibartene. Oh! Ma qua hanno costruito una torre. Stragiabbo, mai sentito. Si è costruito una torre a fianco al negozio. Isaac, stanno cacciando Pix. Perché stanno cacciando Pix? Oh, aspetta, Banana e Andrea Pixel sono entrati dalle talpe. Vediamo, vediamo i nostri commercianti cosa stanno facendo qua di bello. Ah, ecco, salutano perché ovviamente si conoscono dal primo episodio, diciamo. Però c'è un piccolo problema. Pix vuole essere sbattuto fuori da questo team. Probabilmente loro non sanno quanta gente c'è nel team di Rapture. Allora, aspetta, si sono messi tutti intorno. Tipo tavola rotonda. Aspetta, adesso appaio io. Salve. Allora, vi devo dire una cosa. Io gli ho raccontato la storia. C'è un team fortissimo chiamato il team di Rapture, che è composto da praticamente 8 persone. Dovete reclutare il più possibile per poterli battere. Volete sapere dove si trovano i team di Rapture? Perfetto. Allora, glielo dico subito. Il team di Rapture è... Non lo saprete mai. Buona fortuna. Lo spawn up si guarda. Ma che no, che cosa stai facendo? No. Sei una persona orribile, Tag. Hai ucciso Andrea Pixel. Ah, no, l'avevo ormai... In più l'hai fatto un buco nel pavimento. Ma what? Non sono stato io, giuro. Freccia. Tag? Dica. C'è un problema. Dobbiamo salvare qualcuno, Tag. Veloce. Prima che muoia. Rimanga là, piano. Piano, rimanga là. Ci penso io qua. Allora, credo sia leggermente fuori di te. No, no, Tag. Levalo. Teletrasportiamolo fuori. Non entrare più qua dentro. No, è bloccata sta porta. Non entrarci più, mi raccomando. E boom, ok, via. Ciao, scappa, via. Cosa stai facendo? Non fare Sacrario di Isaac. Non c'è niente. Aspetta, gli lascio un regalino per averlo fatto. Allora, come sono prese le talpe? Hanno farmato un bel po' di gente, eh. Aspetta, gli do le coordinate. Gli ho dato le coordinate della vecchia base, ovvero il pesce palla, alle talpe. Adesso piano piano credo ci andranno lì. Stanno andando. Cacabula è rimasto da solo. Mi sa che probabilmente farà da guardia alla casa. Eccoli. Guarda come dei lupi ululanti, tipo indie, no? Stanno andando nel cuore della notte, stanno andando. Ma dove stai andando? Hai perso la strada, ma che non è di qua che devi andare. Eccoli, sono arrivati al villaggio del nord. Ancora qualche passo e raggiungeranno il pesce palla, che è la loro prima meta. Oh mio Dio, non ci credo. Il team di Rapture è tornato di nuovo nella zona del pesce palla. Stanno costruendo una specie di caverna, un tunnel sotterraneo gigantesco, pieno di alberghi e roba interessante. Guarda, ogni stanza c'è il suo. Nobita, da quanto tempo è che non ti vedo? Isaac, oh vado, è geniale. Aspetta, ISF. Salve. What's the problem? Dicami. Andate a quelle coordinate subito, vai. Guarda, sono tutti... Gli hai messi in allerta. Guarda, stanno chiedendo
tutte le entrate. Oh, no, l'ansia. Guarda, sono tutti terrorizzati, porca vacca. Facciamo apparire un creeper. No. No, dai. Questa miniera è maledetta. Sono a due passi. Guarda, sono due passi. Vedono i nomi. Guarda. Il team delle talpe sono fuori. Stanno vedendo i nomi del team di Rapture. Qua dovranno veramente. Qua mi sa che conviene fare due cose: o andare di forza bruta, proprio diretti, oppure indietreggiare, raccogliere un po' di più gente, perché qua ce n'è di gente da reclutare, e tornare qua un po' più forti. Cosa faranno? No, il team delle talpe indietreggia. Decisi di indietreggiare. Ci proveranno la prossima volta. Ok, perfetto. Togli la musica, mi sto sentendo male. Oh, dai, Tag, cosa hai fatto? Persona orribile, via. Guarda, poverini, stanno male adesso per colpa tua. Oh, però attenzione, iniziano subito a reclutare. Pix e Banana, che se non sbaglio fanno parte del team delle talpe, stanno reclutando altre due persone, ovvero Marionetta e Davide. Allora, la squadra delle talpe, giusto le talpe, se ne stanno tornando a casa perché purtroppo se attaccano Rapture non ce la fanno come numero. Quindi siamo in una specie di situazione di stallo, dovremo vedere il prossimo episodio come si svilupperanno le cose. Immagino che la squadra delle talpe inizierà a reclutare a manetta per riuscire a raggiungere il numero della squadra di Rapture. Che poi almeno i nomi delle squadre li abbiamo dati noi, cioè. Sì, è vero, probabilmente loro si chiamano in un altro modo, loro si chiamano squadra della morte infinita, però non la chiamava squadra di Rapture. No, comunque c'è un re in questo episodio. Giusto, abbiamo trovato il primo re, quindi un po' di progresso c'è stato. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto e ci sentiamo la prossima volta, diciamo. Se volete partecipare, anche se il server è praticamente pieno, alle 11:15 è ancora pieno il server, quindi sarà difficile entrarci, però se volete provarci, sabato prossimo alle 9 sarà aperto e vedremo cosa succederà. Quindi, ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.